Al principio del gennaio 1947 è cominciata l'agonia di Pola Italiana. Prima di allora l'aspetto esteriore della città era stato mantenuto normale, sebbene gli animi fossero pieni di amarezza. Poi, improvvisamente, sembra che le prime ventate di una bufera scuotano la città facendola scricchiolare e vibrare. Lo sgombero incomincia. Le case rovesciano sulla strada, alla rinfusa, tutto il loro contenuto segreto. Una dopo l'altra le stanze si fanno mute e coi mobili che se ne vanno il passato si frantuma. Ma come si fa a raccontarlo, un esodo? Certo abbiamo i filmati, i documenti, le foto, le testimonianze, ma forse tutto si può riassumere meglio con un suono. Tum, tum, tum. Già alle prime luci dell'alba, nella Pola del 1947, il battere incessante dei martelli che fa da sottofondo al dramma di quell'esodo biblico. Servono chiodi! Mandateci più chiodi! I chiodi, chiediamo alla madre patria. Un genere più raro del pane. Ogni famiglia riceve una magra razione di 300 grammi pesata su bilancine, come fosse oro. Sono preziosi i chiodi, sì. Servono per costruire i cassoni d'imballaggio per le nostre cose ed ecco perché tutta la città in quei giorni si trasforma in un'immensa falegnameria e tum, tum, tum. Ancora non è stato firmato il trattato di pace, ma tutta l'Istria è già occupata dai titini, tutta tranne Pola, che è un'enclave italiana amministrata dagli anglo-americani. A niente sono servite le manifestazioni di massa nelle strade, nelle piazze per difenderne l'italianità, niente da fare. Tra la gente si diffonde un senso di amarezza per un destino deciso da altri che sta per compiersi, così come è accaduto per Fiume, per Zara. Anche Pola di lì a poco verrà ceduta alla Jugoslavia comunista del maresciallo Tito. Per chi parte, tutti i mezzi sono buoni. Carro agricolo, treno merci o gambe, la fuga notturna attraverso i boschi o la barchetta a remi, oppure la motonave toscana, messa a disposizione dal governo italiano e diventata poi il simbolo dell'esodo. Fa la spola tra il porto di Pola e quello di Ancona e Venezia, avanti e indietro si riempie la pancia di polesani e li risputa dall'altra parte dell'Adriatico, esuli. Tu parti, non lo so, ancora non abbiamo deciso. Noi, graziando a Dio, ci imbarchiamo lunedì. Mamma, dobbiamo lasciare la nostra casa. Sì, ma le nostre cose no. Le nostre cose raccontano di noi e noi ce le carichiamo sulle spalle. Letti, armadi, specchiere, cassapanche, libri, ritratti, attrezzi da lavoro, piatti, posate, stufe, bilance, macchine per cucire, biciclette, pianoforti, anche i nostri morti dentro alle bare ci portiamo via. E arrotola i materassi, insacca la biancheria, schioda i quadri, i lampadari e tieniti stretti i chiodi. Poi scardina le finestre, gli infissi, le porte, persino le mattonelle. Mentre sulla fanghiglia del porto si forma il muro di masserizie ricoperte dalla neve. Quasi tutti staccano un pezzetto di pietra dell'arena romana per conservare un ricordo simbolico della città. Ma in Italia che si dice? Non si ravvisa la necessità di una fuga in massa dall'amica Jugoslavia, oppure il terrore titino è solo la campagna di menzogne antislave. La comunità internazionale non si pronuncia. Gli angloamericani stanno a guardare, mentre via via il piroscafo imbarca tutti, artigiani, contadini, insegnanti, garzoni di bottega, pescatori di ostriche e di alghe, gli operai dei cantieri navali di Pola, proprio quei proletari che avrebbero dovuto accogliere il comunismo a braccia aperte, se ne vanno. Persino i partigiani che hanno combattuto tra le fila dei titini. Le dipendenti della fabbrica tabacchi, dopo un ultimo ballo al Politeama Ciscutti, si imbarcano direttamente all'alba cantando il Va pensiero. Non un grido, non un gesto scomposto. La nostra gente se ne va così, quasi in punta di piedi, con la morte nel cuore. E ogni volta che il Toscana lascia la banchina, la sirena è il lamento di un capodoglio ferito. E il 20 marzo del 47, quando compie il suo ultimo viaggio, Pola cessa di essere una città italiana. Thank you.
la fiaca, strascinando i pie. Un giorno in bosco siana tornerò, dei ciclamini un balsetto ingrumerò, e a casa in un bicer li metterò, per ricordar con tanto amore, laddove un giorno golassado il cuore. Correva andar pel mondo e tanto tribola per capir che tutto il mondo lo gavevimo qua. Ah, se così la vita, che vuol sorla come che la vien, che bastava un tocco de soffita e volersi un po' de bel. Gente buona, gente cattiva, dappertutto ti pol trovar, ma la tutera non te ga mai ingannar. Ti vedi la sera ancora qua, le bianche sponde, i verdi uliveti, e il sol chi mori sui vecchi tetti. Correva andar pel mondo e tanto tribola per capir che tutto il mondo lo gavevimo qua. Ah, se così la vita, che vuol sorla come che la vien, che bastava un tocco de soffita e volersi un po' te. Non riusciremo mai a considerare aventi diritto ad asilo coloro che si sono riversati nelle nostre grandi città, non sotto la spinta del nemico incalzante, ma impauriti dall'alito di libertà che procedeva o coincideva con l'avanzata degli eserciti liberatori. I gerarchi, i briganti neri, i profittatori non meritano davvero la nostra solidarietà, né hanno diritto a rubarci pane e spazio che già sono così scarsi. Nel novero di questi indesiderabili debbono essere collocati coloro che sfuggono al giusto castigo della giustizia popolare jugoslava e che si presentano qui da noi in veste di vittime, essi che furono carnefici. Dottor, ha sentito sì quello che scrivevano sulle pagine dell'Unità in quei giorni? L'Unità. Ma quali briganti neri, dottor? Ma quali gerarchi? Scusi tanto, I beni sequestrati, niente proprietà privata, niente libertà individuali, la Chiesa italiana repressa, addio tricolore, tutti con la bandiera rossa. Addirittura la gente c'ha il terrore di parlare italiano e questo me lo chiamano alito di libertà. A me mi pare tanto strano, sa? Ma perché dovrebbe scappare dal comunismo l'artigiano, il contadino, l'operaio? Insomma, chi non c'ha niente da perdere? Dottor, questi non se ne sono andati via perché erano colpevoli di qualche cosa o per un'allucinazione collettiva. Questi ci avevano pensato bene, sa? A un certo punto contò di più la paura di sparire, magari, no? Oppure quella di ritrovarsi all'improvviso stranieri a casa loro. Ha capito? Oh, sia chiaro,
l'esuli non sono stati mica espulsi. Però, viste ste premesse, è come se fossero stati, no? A un certo punto dovevi scegliere se diventare jugoslavo o restare italiano. E questa è la cosa più drammatica, dottore, perché l'esuli lasciavano tutto, ma se caricavano sul groppone il dubbio. Avrò fatto bene o avrò fatto male? Un dubbio che si sono portati appresso per tutta la vita, sa? Sì, non si preoccupi, dottore, Persichetti archivia tutto, pure i disastri. E che a sapere tutte queste cose insieme, dottore, mi è venuto un po' il magone. Sa com'è? Quando sono arrivato qua dentro, questi mi sembravano oggetti, no? E mo non so più oggetti, so diversi. So soggetti. C'hanno nome e cognome scritti sopra. Ecco, prenda, c'è una valigia qua, per esempio. Che non è come me pensavo io, come quella dei emigranti che va a cercare fortuna in America, in Canada, no? In Australia, dall'altra parte del mondo. La valigia di cartone, quella con lo spago, Ecco, l'emigrante che fa? Fa una scommessa sul futuro, no? Spera un giorno di poter tornare a casa sua, al paese suo, dai parenti, che lo aspettano in qualche modo, no? All'esuli no. All'esuli glieli spostavano i paesi e i parenti. Una volta erano jugoslavi, un'altra volta sono italiani, una volta erano rossi, una volta sono neri, e giù con sputi e insulti di ogni tipo, Ma io dico, no, non è che ho studiato troppo, però i comunisti non stavano dalla parte dell'ultimi. E più ultimi di quelli chi c'è sta, scusi? Boh, sarà che a seguire tutte queste ideologie me si confondono le idee a me. Perché lo sai che succede quando si ragiona troppo in grande, no? Ci si perde per strada la gente. Meglio avere a che fare con i numeri, dottore. Almeno quelli, come li metti, stanno. E a proposito dei numeri, mi faccia fare due conti. Allora, tra il 43 e il 54, in un esodo durato più di 10 anni, se ne vanno in circa 350.000. Tra questi, quasi 80.000 prolungano l'esodo. Se ne vanno, emigrano. 60.000 invece si stabiliscono a Trieste, che è la città più vicina al confine. L'altri, quelli che approdano nei porti di Venezia e di Ancona, vengono smistati nei cosiddetti centri di raccolta profughi. Da Catania, a Brescia, da Torino, a Gaeta, ad Alghero addirittura. Pensi che dei campi profughi ce ne stavano più di 100, sparsi in tutta l'Italia. Ex fabbriche, ex caserme, ex campi di prigionia, ex manicomi. Insomma, tutte ex schifezze. Pensi che voleva dire passata una casa magari con vista mare, no? A un casermone di cemento armato in periferia o addirittura a un ex campo di concentramento. E magari dovesse passare pure 10 anni. Tra i tanti vissuti in mezzo a sta miseria, qua risulta che ce ne furono certi che fecero fortuna, pensi un po'. E la lista è lunga, Gente diventata poi famosa. Alida Valli, per esempio, la grande attrice. Abdon Pamic, de Fiume, atleta campione del mondo di marcia, e il campione mondiale de pugilato, Nino Benvenuti, lo stilista Ottavio Missoni, quello dei maglioni colorati, gli scrittori Fulvio Tomizza, Enzo Bettizza, Udo Ughi, il violinista, genitori de Pirano, e Laura Antonelli, pure Laura Antonelli, sì, l'attrice quella de una bellezza, nome di battesimo Laura Antonazz. Pure lei nata a Pola. E Sergio Endrigo, dottor? Se lo ricorda? Sergio Endrigo, il cantante. Pure lui, partito con la madre da Pola all'età dei 14 anni. Scusi, dottor, adesso la lascio perché c'ho da fa'. Quella volta non l'ho rivista più. Cosa sarà della mia città? Ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Non so perché stasera penso a te. Strada fiorita della gioventù, come vorrei essere un albero che sa
dove nasce e dove morirà. Come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Fascisti, via! Blocchiamo il treno dei fascisti! Via! Fa freddo sul treno. Un treno? Ma quale treno? Sembra un carro bestiame. Siamo infreddoliti, affamati. Siamo anziani, donne stipati come sardine. I piccoli piangono, manca il latte. Bologna, stazione di Bologna. Eccolo, eccola la stazione. Chiudo gli occhi. Finalmente li riapro, un lampo rosso. Tante bandiere, tanta gente, bandiere rosse, le stesse di Tito. Mamma, ma il treno si è sbagliato. Siamo tornati a Fiume? No, sono gli operai e i ferrovieri. Come uno sciopero, sì. Non vogliono che il treno si fermi in questa stazione. Nemmeno il latte ai bambini. Fascisti, merde! Blocchiamo il treno dei fascisti! Eccolo, il campo profughi. Grande cancello verde. Filo spinato. Carabinieri col mitra. 10 anni. 10 anni in baracca. La vita in baracca, la vita in baracca. 10 anni in baracca. Materassi di paglia. Un bagno in comune. Le coperte, i nostri muri sono coperte. Chi parla, chi litiga, chi ride. State un po' zitti che si sente tutto. E poi l'odore, quell'odore forte, acre, intenso, schifoso. Quell'odore di naftalina, odore della mensa, minestrone. Quell'odore ai miei capelli, l'odore dei miei capelli che non possono essere lavati. Lavarli non si può. Quell'odore me lo porto appresso da una vita, non va via. E l'odore del campo profughi. Perché voi siete gli slavi, eh? Perché voi siete gli zingari, i banditi giuliani, eh? I che siete venuti a fare qua, eh? Tornatevene a casa vostra, che siete venuti a prendere il lavoro, il pane. Tanti padri con l'alcol morti, tante madri agli ulivi impiccate, alcuni in manicomio come me, alcuni come me in manicomio. E poi Marinella piccola, il freddo nelle baracche a Patriciano, Marinella. Una bambina morta di freddo, 16 gradi sotto zero, Marinella. 16 gradi sotto zero, col gelo che entrava da finestre e porte, Marinella non ce l'ha fatta. Piccola Marinella si chiamava, aveva solo un anno. Fascisti! Via, fascisti! Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra, che un tempo si chiamava Italia, e uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette. E mi ricordo faceva freddo l'inverno del 47. E per le strade è un canto di morte, come di 1000 martelli impazziti. Le nostre vite imballate alla meglio, i nostri cuori ammutoliti. Siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura. Con una goccia di speranza dicevi non aver paura. Thank you.
ricordo di un uomo gigante, della sua immensa tenerezza, capace di sbriciolare montagne, a lui bastava una carezza. Ma la sua forza, la forza di un padre, giorno per giorno si consumava, fermo davanti a una finestra, fissava un punto nel vuoto, diceva: come si fa a morire di malinconia per una terra che non è più mia? Che male fa aver lasciato il mio cuore dall'altra parte del mare? Venuto a cercare mio padre in questa specie di cimitero, tra masserizie abbandonate e mille facce in bianco e nero, tracce di gente spazzata via da un uragano del destino. Quel che rimane di un esodo ora riposa in questo magazzino. E siamo scesi dalla nave bianca, i bambini, le donne e gli anziani ci chiamavano fascisti, eravamo solo italiani. Italiani dimenticati in qualche angolo della memoria, come una pagina strappata dal grande libro della storia. Come si fa a morire di malinconia per una vita che non è più mia? Che male fa se ancora cerco il mio cuore dall'altra parte del mare? Quando domani in viaggio arriverai sul mio paese, carezzami ti prego il campanile, la chiesa, la mia casetta. Fermati un momentino, soltanto un momento, sopra le tombe del vecchio cimitero e digli ai morti, digli, ti prego, che non dimentichemo. Troppo vecchi per partire, troppo uniti a questa terra per lasciarcela alle spalle. Ci chiamavano i rimasti, come fosse un marchio a fuoco o il colore di un partito. Sei rimasto? Comunista, traditore, vai a pulire le scarpe a Tito. Ci chiamavano i rimasti, esuli sì, ma senza andar via. Sei italiano? Sei fascista, ci gridavano i bambini. E la scuola si svuotava delle voci degli amici. Nuovi suoni da imparare per capire, ragionare, per entrare in un negozio o anche solo per salutare. Negli sguardi puoi trovare le città che ricordiamo, trasformate dalle voci di una lingua sconosciuta. Quelle case erano isole, dove ancora coltivare le parole, i suoni di un mondo che scompare. Tra di noi, ed erano in tanti, a sposare gli ideali, uguaglianza, libertà e speranze solidali, poi sospesi, circondati in una terra non più amica. Noi, isolati dalla legge dei nuovi padroni, siamo rimasti solo quello che eravamo sempre stati. Noi sospetti, ma orgogliosi, noi fascisti immaginari, comunisti rinnegati, siamo rimasti solo quello che eravamo sempre stati. Siamo ancora italiani. Alla prefettura di Trieste. Mi chiamo Federica Biasiol, sono nata a Pola e sono figlia di esuli istriani. All'epoca del nostro esodo io avevo 3 anni, troppo pochi per rendermi conto di cosa stesse accadendo.
Sono con questa mia a domandare notizie riguardo gli oggetti appartenenti a mio padre, Ferdinando Biasiol. Oggetti di nessun valore economico, ma di inestimabile valore affettivo. Sebbene mio padre e mia madre per tanti anni non li abbiano più reclamati indietro, non è possibile che siano spariti nel nulla. La ringrazio sentitamente e spero di avere presto vostre notizie. Distinti saluti, Federica Biasiol. Ma ci avete presente quella bamboletta russa, eh? Come si chiama? Qua la pupazzetta, là. Come si chiama, là? Matrioska, ecco. Sta storia qua pare una matrioska, perché dentro ogni storia ce ne sta una, poi ce ne sta un'altra, poi un'altra ancora, pare che non finisce più. Per esempio, avrete mai sentito parlare del controesodo? Un esodo al contrario. Che io, de controesodo, conosco soltanto quello della gente che ritorna dalle ferie a fine agosto, no? Con le macchine in fila al casello, ci avete presente, no? No. Questa pare una barzelletta. Questo è il controesodo dei Monfalconesi. Ecco, sta scritto qua. Sono circa 2000 operai e cantierini che, spinti da una fede cieca nel comunismo e ansiosi di contribuire alla costruzione di una vera democrazia proletaria, decidono di emigrare in massa verso la Jugoslavia. Noi siamo la classe operaia, la nostra fede è sorta dell'avvenire. Siamo qui per costruire il paradiso, con muscoli d'acciaio siamo pronti a lavorare. Partiamo per la Jugoslavia, con solo una valigia ed un'idea. In fabbriche e cantieri, con i nostri molti piedi verso la... Siamo 2000 monfalconesi, siamo decisi a venire lì. Abbiamo braccia, gambe e cervello, siamo fedeli a Tito e Stalin. La democrazia proletaria non è solo utopia ma una realtà. Compagni sul lavoro, cantiamo tutti in coro verso la rivoluzione. Siamo 2000 monfalconesi, siamo coesi contro i padron. Abbiamo braccia, gambe e cervello, falce e martello e un sogno nel cuor. Siamo operosi come formiche con la potenza di un battaglione. La nostra patria è il comunismo, il nostro credo la rivoluzione. Noi siamo la classe operaia, la nostra fede è il sol dell'avvenire. Compagni sul lavoro, cantiamo tutti in coro verso là. Verso là, verso là, verso là. Rivoluzione. Potente, potente, quello che riesce a farti fare un'idea, un sogno. Purtroppo però quel sogno, quello di costruire tutti insieme il paradiso del comunismo, si trasforma in incubo, così, da un giorno all'altro. È il 28 giugno del 1948, quando il Partito Comunista Jugoslavo viene espulso dal Cominform. Cos'è? È l'Organizzazione Internazionale dei Movimenti Comunisti. Motivo dell'espulsione? Aver perseguito una politica ostile all'Unione Sovietica e aver violato i principi etici e pratici del marxismo. Stalin scomunica Tito come deviazionista, nazionalista, un eretico. Subito in Jugoslavia si creano due schieramenti. Da una parte i comunisti jugoslavi fedeli a Tito, i titini, dall'altra quelli fedeli a Stalin, baffone. Titini contro baffoni. Risultato,
i baffoni vengono arrestati perché devono essere rieducati. Sei un nemico del popolo jugoslavo. Nemico? Ma io sono comunista come voi. Io ho fatto la lotta partigiana come voi, diciamo così. Silenzio! Devi essere rieducato. Rieducato? Ma guardi, ero venuto qui per costruire tutti insieme. Portatelo a Goliotok. Dove? Goliotok. L'isola calva. Un cranio di pietra in mezzo all'Adriatico. Una sorta di Alcatraz. Uno dei tanti lager per gente che nulla pensava come Tito. Per quasi 40 anni l'isola calva è stata la prigione della Jugoslavia. Tomba di migliaia di persone. Una sorta di girone infernale dove gli aguzzini erano gli stessi prigionieri. Quando in Italia era già scoppiato il boom economico, la gente si divertiva nelle sale da ballo con lo swing. Nilla Pizzi cantava papaveri e papere. Dall'altra parte dell'Adriatico, su quell'isola, c'erano ancora degli italiani massacrati, ridotti a scheletri. Una storia anche questa seppellita dal silenzio degli stessi prigionieri. Semplicemente il Partito Comunista Italiano ordinò di tacere e loro obbedirono. Meglio non far sapere. Non esiste un monumento, una targa, niente. Goliotok non c'è. Nemmeno sui Deplian. Siamo la classe operaia, la nostra fede è il sol dell'avvenire, compagni suo al lavoro, cantiamo tutti in coro verso la... Pronto, dottor? È caduta la linea, sì. Che mi stava a dì? No, roba di valore, non ho trovato niente. Si figuri. Se c'è stava qualche cosa di valore, se la saranno presa i sciacalli, no? L'avranno rivenduta all'antiquari che... Sì. Sì, l'inventario l'ho stilato tutto a posto, dottor. Ah, mi sono andato a informare, provveditorato, eh? Se figuri che sui libri di scuola della storia degli istrioni... Istriani. Degli istriani, dico, solo da qualche anno se ne parla. Si vede che per tanti anni sta storia faceva comodo a nessuno tirarla fuori, no? Te credo che poi la gente come me pensino che Giuliano Dalmata è il nome di un cristiano, di una persona, invece che di un popolo. Io ero venuto qua per contare, ma il conto, il totale, non torna. Lo sa, togliendo tutto questo, quanto resta? Resta il dolore di tutta quella gente. Che ha pagato pure per noi, per tutti. Che dice, almeno a quelli gli dovremmo portare rispetto, no? Sì, sì, fascisti, comunisti, destra, sinistra, ancora oggi, no? Litigano su sta storia, italiani, sloveni, croati. Io dico, ognuno si prenda le responsabilità sue, dottor. Però poi basta, Io dico che dopo 60 anni sarebbe pure ora d'andare avanti, o no? Bravo, bravo, giusto. Ognuno scende a patti con gli scheletri dentro l'armadi suoi, E noi del ministero, dottor, di armadi e di vergogne ne sappiamo qualcosa, no? Scusi, dottore. Certo, dottore. No, se figuri che me ne frega. Sì, io lavoro coi numeri, sbrigo le pratiche, punto e basta. I camion? Certo, arrivano domattina, alle 6 cominciano a caricarsi tutto. Guardi, per farla contento, insieme alle cassapanche, ai letti, alle sedie, ai mobili, faccio portare via pure le surci. Sì, così qua dentro ci resteranno solo i fantasmi. Sì, dottor, anche perché detto in confidenza, qua dentro ci stanno più fantasmi che tarli. Mi hanno fatto passare più della notte in bianco, sa? C'è sta lo spirito delle masserizie che mi ha dato il tormento. E se mi torna a trovare nel sonno, lo sai che faccio, sì? Me lo vado a giocare l'otto, il numero di sto magazzino. Lo sai che vuol dire nella smorfia il numero 18? Il sangue.
Dottor, le auguro buonanotte, eh? Anzi, caro spirito delle masserizie, lo sai che te dico? Che Persichetti archivia tutto! Tutto! Tutto tranne una pratica. Una pratica sola. Che però vale per 300.000. Gentile signora Biasiol, è con enorme ritardo che le comunichiamo il ritrovamento dei mobili appartenenti a suo padre, Biasiol Ferdinando, giacenti da circa 60 anni nel Porto Vecchio di Trieste. Come da sua richiesta, sarà nostra cura recapitarle gli oggetti di cui segue inventario. A nome e per conto del Ministero degli Interni della Repubblica, la prego di accettare le nostre più sentite scuse. Scende la notte, si affaccia il silenzio, sul Porto Vecchio si affaccia la luna, su questa terra che tutto comprende, che tutto perdona. Io non ho un nome, potrei averne 100, come le vittime di questa storia. Io porto il nome di chi non conosce nessuna vittoria. Io mi chiamo Ferdinando e questa è la mia sedia. Sopra c'è scritto il mio nome e il numero 2154. Io mi chiamo Domenico e facevo il postino. Qualcuno mi ha spedito in una foiba. In questo magazzino ci sono le poesie che ho scritto da ragazzo. Io mi chiamo Norma, seviziata e gettata negli abissi. Nel 48 mi hanno laureata, honoris causa, dall'Università di Padova. Io mi chiamo Giuseppe per gli amici Geppino e ho perso i miei due figli sulla spiaggia di Vergarolla. Io non ho nome, potrei averne 100, come le vittime di questa storia. Io porto il nome di chi non conosce nessuna vittoria. Non è un'offesa che cede a rancore, non è ferita da rimarginare, è l'undicesimo comandamento, non dimenticare. Per questo mi chiamo Sergio e sono un famoso cantante. Lasciai la mia città all'età di 14 anni. Era il febbraio del 1947. Io mi chiamo Tomislav e sono sloveno. Avevo 14 anni quando persi mio padre nel campo di internamento di Arbe. Io mi chiamo Giovanna e sono esule da Buie d'Istria. Qualcuno mi ha trovato impiccata ad un ulivo perché mi mancava troppo la mia terra. Io mi chiamo Marinella e ho soltanto un anno. Sono morta di freddo nel campo profughi di Padriciano. Non è un'offesa che cede al rancore, non è ferita da rimarginare, è l'unico.
undicesimo comandamento non dimenticare. Scende la notte, si abbraccia il silenzio, sul porto vecchio si affaccia la luna, su questa terra che tutto comprende, che tutto perdona. Io non ho un nome, ma potrei averne migliaia, come i nomi di quelli che ancora oggi vivono in Istria, a Pola, a Fiume. Io non ho un nome, ma potrei averne milioni, come i profughi di tutto il mondo che ancora oggi sono costretti a scappare dalla loro terra per fuggire dalla fame, dalla povertà, dalla guerra.